Amici del popolo nerazzurro, benvenuti ad Atalanta vs Atalanta Virtual Champions, la Coppa dei Campioni che viaggia nel tempo della storia nerazzurra. Buongiorno a tutti da Pietro Serina e da Simone Pesce. Decima partita ai sedicesimi finali, Atalanta 51-52, l'Atalanta di Abs e Jepson contro l'Atalanta 67-68, l'Atalanta di Savoldi. Eccoci qui, 51-52, gli allenatori, parte l'inglese Neville, poi Ceresoli a salvare la squadra, 34 punti, 12° posto, e Jepson, il più grande di sempre, prima di Inzaghi come bomber, 22 reti in 27 partite, arriverà a ottobre, prima però mandano via Neville perché l'Atalanta non segna, e poi sarà Ceresoli a beneficiare della sua presenza, 22 gol lui, 10-1 per Sant'Agostino e Sørensen. L'esplosione di Savoldi riesce a far salvare l'Atalanta con un po' di patema. 51-52, la formazione 3-2-2-3, Albani, Rota, Gariboldi, Hansen, Cade, Angeleri, Brugola, Sant'Agostino, Jepson, Sørensen, Cervoli. 67-68, Cometti, Poppi, Nodari, Tiberi, Cella, Signorelli, Danova, Dell'Angelo, Savoldi, Salvori, Rigotto. Ovviamente la formazione tipo del 51-52 prevede davanti ad Albani tre difensori, Rota, Cade, Gariboldi, la difesa bergamasca, due mediani, Sven Hansen e Angeleri, Sant'Agostino e Sørensen gli interni, Brugola, Jepson e Cervoli i tre attaccanti. Si è cominciato a giocare, primo minuto di gioco, la palla ai nerazzurri, 51-52, questa è un'altra sfida senza big perché le teste di serie in questa fascia di sorteggio sono state eliminate. Chi passa questo turno giocherà contro il 12-13 per un posto nei quarti di finale e sarà una posizione clamorosa. Di la Pantera da Nova ha recuperato il pallone, ha servito Rigotto sulla sinistra, prova a puntare il fondo, la mette in mezzo, ma c'è Albani, c'è Savoldi. Giuseppe Albani di Cava Manara, il pavese, non c'è problema, e adesso Gigi Brugola, eccolo qui che sale da Lissone. Prende il pallo brutto, l'arbitro giallo, giusto il giallo Salvori. Salvori. 51-52, l'anno di Jepson, sarà lui a trascinare la squadra alla salvezza, sarà lui arrivato a campionato iniziato a meritarsi il Napoli, 105 milioni, ha vinto l'asta il comandante Achille Lauro, il comandante della flotta che era il proprietario del Napoli, 105 milioni per comprare Jepson e per portarlo a Napoli. Nodari ha recuperato questo pallone, è servito Signorelli, la Pantera, bravi, no, bravi, però da Jepson, eccolo lì, asse Jepson, bravissimo a Sant'Agostino, alto giocatore di livello, Signorelli Aurelio. Evita il guai, è servito nuovamente da Nova in ripiegamento difensivo per Nodari, prova ad avanzare, poi Rigotto da Nova, viene fermato però da Nova. Eh sì, Sant'Agostino, Aurelio Sant'Agostino, arrivato dal Milan, grande qualità. C'è però Cella che è il libero di quella formazione, ha fermato gli avversari, di parte Nodari per Beppe Savoldi, giovanissimo, esplode in quella stagione a 21 anni, i suoi gol contribuiscono a salvare la squadra, una stagione particolare, 67-68, perché la stagione nella quale Nance lascia l'ingegner Tentorio. Ora Titerota, grande bandiera Atalanta, Titerota 136 presenze e 5 gol in 7 stagioni di Atalanta, siamo sempre noi con la palla, Sørensen in mezzo per il gabbiano Angeleri, Sven Hansen e adesso asse Jepson, 22 gol in 27 partite. C'è Dell'Angelo sul tacco di Jepson, poi è Tiberi che fa buona guardia, viene anticipato ma c'è Dell'Angelo alle sue spalle, servito Nodari che apre sulla sinistra a cercare Rigotto di testa, Rigotto lotta fra due, perde il pallone. Eh sì, cade Giancarlo, va Brugola, Gigi Brugola da Lissone, fantasia qui a destra. Signorelli dopo il tackle di Nodari in avanti per Beppe Savoldi, la mette giù con il sinistro, finirà alla Napoli. Beppe Savoldi, gran attaccante, gran giocatore, cresciuto in quella Atalanta tantissimo. Ehi, da Nova può entrare Savoldi, grande parata al 21esimo, bravissimo Albani, si riparte, attenzione ragazzi, questi
Salvori per Tiberi, primo squillo dell'Atalanta, 67-68, fermato fallosamente. Bravi, recuperata la palla, ma che fallosamente Sant'Agostino ad Hansen. Ora Jepson, lo svedesone che sale, cerca Sant'Agostino ancora qui, eccolo lì, Aurelio Sant'Agostino, chiamato Castagna per la forza del suo tiro, aveva una gran castagna. Tiberi non fa passare Brugola, fermato, riparte da Nova, molto arretrato la Pantera, detta così ovviamente per le sue rapidità. Ma c'è il Gabbiano Angeleri, la bandiera, il simbolo, una vita di Atalanta, la sofferenza, un mediano di fatica, di corsa, di temperamento. Un rilancio di Salvori che ha recuperato il pallone, Savoldi la sponda per Rigotto, ancora Savoldi, anticipato Beppe Savoldi, ma c'è Tiberi a sostegno, allarga per Rigotto, eccoli Sven Hansen, il mediano arrivato dalla Svezia per sostituire Carl Hansen, non proprio bravo come Carl Hansen, ma la sua mano ce l'ha data. Adesso Gigi Brugola che va sul fondo a destra e mette in mezzo una gran palla. Buona chiusura difensiva però. La riprende Sven Hansen, bravo, verso Sørensen, adesso ancora Sven Hansen, la rimette in area, Jepson di testa in mezzo all'area. C'è dell'Angelo però che fa buona guardia, poi a Rigotto, prova a ripartire in contropiede. L'Atalanta 67-68, l'Atalanta Sørensen che la recupera, Angeleri la dà a Sant'Agostino, La chiusura di Signorelli. L'Atalanta allenata da Tavanelli all'inizio di quella stagione, poi arriverà Angeleri per il rush finale. Bravo Sørensen a recuperarla, Leslie, Brugola, Sant'Agostino, eccolo qui Aurelio, viene dal Milan, gran qualità. Buonissimo tackle difensivo, riparte l'Atalanta 67-68 con Dell'Angelo, porta il pallone Dell'Angelo indietro per Nodari, uno dei terzini. Rigotto nel cerchio di centrocampo, ancora per Dell'Angelo, poi è Cella il libero che si è sganciato in avanti, all'indietro per Poppi, Tiberi porta il pallone, allarga sulla sinistra a cercare Salvori. Bravo Brugola a venire a chiudere fino sulla linea difensiva, adesso la dà il Gabbiano Angeleri in mezzo al campo, cerca di fare da solo, perde la palla. Beppe Savoldi recuperato in ripiegamento difensivo, ancora Beppe Savoldi in avanti per Danova. Bravo Hansen a intercettare, Gariboldi, doppio petto Gariboldi, eccolo lì doppio petto perché aveva i muscoli pettorali molto sviluppati. Adesso Frane Cervoli e per Sørensen. Sørensen ancora, Frane Cervoli, eccolo lì, triestino di battaglia, Tiberi, provvidenziale, poi è Savoldi di piegamento difensivo, siamo quasi alla fine di questo primo tempo, sullo 0-0, Nodari perde il pallone in tackle. Angeleri rubarla, Jepson a Brugola, Brugola ancora in compagnia, Angeleri lì, Sant'Agostino verso Brugola. Non è passata, 0-0, siamo quasi allo scadere, Gariboldi che riparte, doppio petto la dà Sørensen. Savoldi ha recuperato il pallone, Dell'Angelo, Savoldi, preziosissimo questo ripiegamento Bravo, difensivo. Bravo Gabbiano che intercetta il Gabbiano. Non c'è tempo, 0-0, primi 45 minuti. Si riparte dunque, Atalanta 67-68, ha dato il calcio di avvio al secondo tempo, il primo è finito 0-0, un buon destro di Savoldi, poi equilibrio in questa partita, Tiberi per Danova, anticipato dai Cervoli, Frane Cervoli, il triestino, una gran parte di storia nerazzurra, 166 presenze e 18 reti. Lui, uno dei protagonisti di questa stagione, ma la palla ce l'hanno loro. Sì, Rigotto ha recuperato il pallone dopo l'intervento di Salvori, ammonito nel corso del primo tempo. Allarga nuovamente per Rigotto, prova ad andare via sulla sinistra. Ma lì si chiude bene, Angeleri in mezzo, la rimette in avanti per Sørensen. Da questo a Cervoli, vai Frane, Francesco Cervoli, di Vattoglie, Trieste, gran giocatore, doppio petto Gariboldi, la mette lunga per Sørensen. C'è Livio, c'è Vai Leslie, vai Leslie, mettila in mezzo, bella gran bel palla, ma niente da fare. Rigotto 105, pensa, questo giocatore ha pagato 115 milioni, fu la delusione di quel periodo, ne abbiamo presi 105 da per quest'altro. Jepson per quest'altro, 105 milioni li abbiamo presi dal Napoli. Rigotto, ecco, prova a ripartire, ha messo in movimento Danova, magari Bolli un colosso, ma c'è a sostegno Tiberi che spinge sulla destra, prova ad andare via, serve Angeleri, Sven Hansen, Sven Jonalsen, Cervoli, Sørensen, Dell'Angelo su Sørensen, molto bene Dell'Angelo per Tiberi, 56 minuti 0-0, una partita che si gioca molto a centrocampo. Nodari, Salvori in posizione di ala a sinistra, prova ad andare via, viene bravo fermato, bravo Sant'Agostino, Laurelio Castagna, pericoloso questo. Eccolo lì, Brugola che va, Luigi Brugola, vai Gigi, ancora Sant'Agostino, entra in area, dove vai di là che c'è il tiro? Bravissimo Signorelli a fermarlo, ha messo in movimento Salvori, prova a mettere in movimento Rigotto, prova ad andare via Rigotto sulla sinistra, si ferma, pallone sempre sul sinistro, a sostegno Salvori, buono, bravo, il Sven. Tunnel qua, fallo. Sì, calcio di punizione, Salvori.
60 minuti 0-0 in area di rigore. Bravo Cadè, bravo Cadè. Eccolo lì, Giancarlo Cadè, pure una bandiera di Zanica, fratello di Beppe Cadè, centromediano, ne ha fatte tante, dicevano se avesse avuto la cattiveria anziché essere troppo buono, avrebbe fatto una carriera clamorosa. Salvoni ha recuperato il pallone, serve in profondità Beppe Savoldi. Viene fermato Beppe Savoldi con le cattive però, calcio di punizione. Troppo fiscale quest'arbitro. L'Atalanta 67-68, calcio di punizione. Salvori con il destro in profondità. Attenti ragazzi, attenti, attenti. C'è una deviazione, c'è calcio d'angolo per l'Atalanta 67-68. Una stagione tormentata per i nerazzurri oggi in maglia bianca. Danova ha cercato al centro dell'area di rigore un compagno. Nuovo calcio d'angolo, ancora la pantera. Danova dalla bandierina alla destra della porta nerazzurra. Cerca via da lì, via da lì. Paro. Ancora Danova, il cross, il pallone resta in area di rigore. Sørensen che la dà a Jepson, ripartire ragazzi, vai asse, adesso Cergoli, frane Cergoli. È stato fermato Dell'Angelo Signorelli, nuovamente Tiberi per Cella, libero di qualità di quella squadra. Gigi Brugola che intercetta, la dà Aurelio Sant'Agostino, Busecca, lo chiamavano Busecca oppure lo chiamavano Castagna. Adesso Gigi Brugola, inutile Nodari questo tacco. Nodari è intervenuto in anticipo, buonissima la chiusura di Nodari. Tiberi per Rigotto, Rigotto prova ad andare via con il sinistro, ci riesce molto bene, non fa movimento però davanti Savoldi. Dietro allora per Salvori, nuovamente per Rigotto sull'out di sinistra. Giancarlo Cadè arriva dappertutto, Sven John Hansen, si riparte, Aurelio Sant'Agostino, l'ex milanista, uomo dai piedi buoni. Anticipato però Dell'Angelo, prova a ripartire, una squadra muscolare questa Atalanta 67-68, Poppi sulla destra, bravo chiuso. Sørensen, l'ha recuperata, Leslie l'ha recuperata, adesso ha messo in moto Cergoli, frane Cergoli, Francesco, Cella da quella il parte. Triestino, vai, Cella, puntalo, puntalo. La recupera, puntalo. Poi pasticcia, poi recupera ancora una seconda volta, servito Poppi per Dell'Angelo sulla pressione di asse Jepson. Si diceva, Piero, che Jepson fosse avesse un unico difetto, cioè fosse parsimonioso, diciamo così. È un eufemismo, parsimonioso sì, era un giocatore molto attento all'economia e quindi non aveva nessuna fretta di spendere soldi. Salvori sulla sinistra, ha recuperato il pallone. Nuovamente sulla sinistra per Rigotto, cerca il cross, rimpallato. Bella la chiusura, ma qui il risultato non si sblocca. Siamo al 78esimo, 0-0 tra 51-52 e 67-68 in maglia bianca. Salvori per Danova, ancora per Salvori, il cross al centro via dell'area. Via lì Garibaldi, bravo doppio petto, via da lì la palla, non corriamo rischi inutili. C'è ancora Salvori però che la recupera sulla tre quarti con il destro, cerca Savoldi, cercava un bravo pallone filtrante. Bravo Leslie, eccolo qui che riparte Cergoli, non passa la palla. Tiberi nuovamente per Savoldi che è venuto incontro, 10 minuti alla fine, 10 minuti scarsi alla fine dei tempi regolamentari. Nodari la manda in avanti per Rigotto, fermato bravo, però. Aurelio Sant'Agostino che riparte, la dà Jepson, forza ragazzi, fatemi vedere arrivare dall'altra parte del campo. Non fermato asse Jepson. Salvori per Beppe Savoldi, venuto a fare il centrocampista. Beppe Savoldi era in realtà un gran centravanti, centravanti vecchio stampo. Tacco per la pantera Danova che invece è un attaccante in movimento. Titarotta, che chiusura, Angeleri che subisce fallo. Dell'Angelo recuperato, mediano di grande sostanza, Dell'Angelo. Bravo Leslie, bravo Leslie. Ora Sant'Agostino che riparte, apre per Jepson, andiamo andiamo, qui c'è Cergoli che viene in sostegno. Lo affronta Poppi, di là, lo affronta Poppi. Eccolo qua Cergoli, dagli alla Cergoli, niente, vada solo, eccolo. Niente, Cergoli in sovrapposizione, ma Jepson va da solo, fin sul fondo. C'è l'anticipo di Poppi per Beppe Savoldi, 2 minuti alla fine. Tiberi per Danova, può andare in contropiede, serve Rigotto, cerca di saltare rota, non ci riesce. Bravo il Titta, bravo il Titta a chiudere, Sant'Agostino, Brugola, Gigi Brugola, Jepson, Sant'Agostino, tira, tira che è il tiro, tira che è il tiro. E niente da fare, adesso Cergoli a sinistra. È intervenuto addirittura Savoldi al limite della propria area, siamo già al 90esimo. Supplementari 0-0, 51-52 contro 67-68. Partono i tempi supplementari, 51-52, maglia nerazzurra. E c'è il primo cambio per i bianchi, Novellini per Danova e Santonico per Rigotto. Però due davanti cambiati per voi, ma la palla ce l'abbiamo noi. Rota che la mette in area, niente da fare.
c'è la respinta della difesa. Ecco qui Jepson a Sant'Agostino, verso il limite dell'area. Dai che c'hai la qualità, la dà Cergoli. Frane perché torna indietro. Dovevi andare dall'altra parte. Ecco la data dentro. Poppi di testa, la mette fuori. Poi Signorelli, la palla sempre Jepson in area di rigore. Che prova a girarla, ma non c'è verso. Si butta Zaccaria Cometti, ma è un pallone che non è difficile, non è pericoloso. Pronto subito con il destro Zaccaria a cercare qualcuno dei suoi. Trova Tiberi, un rimpallo servito Novellini, neo entrato. Fa movimento sulla destra dell'Angelo, lo serve. Dell'Angelo in posizione di ala, si ferma e cerca sostegno dell'Angelo, non era uno scattista. È bello anche vedere che ci sono i portieri in questa partita, perché tra Cometti ed Albani non li abbiamo mai visti in tutta la gara. Eh sì. Adesso la palla ce l'abbiamo noi. John Sven Hansen, ad Angeleri, il gabbiano, mettici il cuore, portali dall'altra parte, Frane Cervoli. Verso Sant'Agostino, il piedi buoni, il trequartista, lui veniva dal Milan. Ecco che gran palla per Cervoli. Poppi, ottima chiusura, poi niente Tiberi, quel pallone resta lì, lo manda, lo spazza via Tiberi, trova Santonico, subentrato l'altro neoentrato Novellini, allarga sulla destra per Dell'Angelo e tutte le volte che arriva lì però deve tornare indietro, trova Nodari, Nodari e Dell'Angelo. Siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare, 0-0, partita controllata soprattutto in mezzo al campo. Sì, partita bloccatissima, adesso la palla c'è l'Angeleri, ma non ho ancora visto gli attaccanti prevalere, nonostante Jepson, che prima di Inzaghi è stato il più grande cannoniere della storia atalantina, 22 gol in 27 gare. Qui la data di testa, ma Brugolo non c'è arrivato. È arrivato Santonico che la mette giù, serve, non serve nessuno. Primo tempo. Finito il primo tempo supplementare, 0-0. Si ricomincia con il secondo tempo supplementare, ancora 15 minuti di questa partita per evitare i calci di rigore. Terzo cambio, Atalanta 67-68, Alfredo Pesenti per Poppi, e l'ultima stagione di Pesenti, vittima di un gravissimo infortunio contro Firenze. Bravo Asse, ecco qui Asse di... Pesenti è intervenuto. Dicevamo di Pesenti, un intervento di Chiarugi ne mise fine alla carriera proprio alla fine di questa stagione. Savoldi in posizione di ala destra, mette in mezzo. L'abbiamo recuperata, Angeleri che la dà in avanti per Asse Jepson, grande a girarsi, dai Jepson. Pesenti bravissimo, era un grande difensore Pesenti. E adesso Sant'Agostino la dà a Brugola, ancora Jepson scambia ancora la palla, ancora Pesenti lo ha fermato, Novellini per Santonico, sempre 0-0 questa partita. Beppe Savoldi allarga bene sulla sinistra per Salvori, l'unico ammonito tra le file del 67-68, va verso il fondo, la mette in mezzo, c'è Albani, c'è Giuseppe Albani di Cavamanara, Pavese, giocatore affidabilissimo che faceva le parate necessarie, è stato lui il dopo Casari e ha fatto bene per parecchi anni. Ora Titta Rota lo ferma Santonico, può ripartire a 67-68, arrivò Angeleri a salvare questa squadra nelle ultime tre giornate di campionato. La palla è nostra, dai che si riparte ragazzi, andiamo dall'altra parte del campo, sono due outsider, chi passa qui incontro il 12-13 c'è un posto nei quarti di finale a sorpresa, perché testa di serie e vice testa di serie sono uscite, è il destino del calcio, le sorprese ci sono sempre. Frane Cervoli, il triestino, c'è di lui Cella che lo ferma, rimesso in movimento Dell'Angelo, poi Beppe Savoldi, non si è visto molto in area di rigore Beppe Savoldi, ma ha lavorato per i compagni. Dell'Angelo sull'out di destra, manca un minuto alla fine, viene fermato Dell'Angelo, rimessa laterale però a favore del 67-68. Eccolo qua il primo cambio nostro, entra Roncoli, esce Gariboldi in difesa Dell'Angelo, ma ormai la partita è finita, stiamo tirando tutti i rigori, cosa pensi Simone? Ho paura anch'io, ho un tremendo presentimento. Beh, su questi però almeno ci divertiamo. Eccoli, è finita qua. 0-0, 51-52, 67-68, 0-0 dopo 120 minuti, si va ai tiri dal dischetto, ci divertiremo. Primo calcio di rigore, parte il 51-52, mi sembrava il numero 11, Frane Cergoli, il triestino. Contro Zaccaria Cometti, non sbagliare, Zaccaria, Non sbagliare, 18 gol con l'Atalanta, eccolo qui, Frane Cergoli. Traversa di Cergoli,
è sfortunato Cergoli, fortunata l'Atalanta 67-68, Santonico per andare in vantaggio, mettere a segno il primo gol. Traversa anche lui, una traversa per parte, 0-0 d'oltranza, mamma mia che calci di rigore, una traversa, eccolo qua, Gigi Brugola da Lissone, non scherziamo, vai Gigi, vai Gigi. Forza Zaccaria. Piazzato, 1-0 per il 51-52, l'abbiamo sbloccata noi, gol a Cometti. È il primo gol di questa partita, Novellini dal dischetto per la parità, Novellini. Ancora una ancora traversa. Oh mamma mia, gioca con noi anche la traversa, giusto così, Albani tu agitati, eccolo Leslie Sørensen, Olpastu. Vorrebbe la parata di Zaccaria, eccola qui la parata di Zaccaria Cometti che tiene in partita l'Atalanta 67-68 e ora Beppe Savoldi, e beh insomma Beppe Savoldi la metterà lui questa palla al centravanti. Ancora una traversa, anche qua. Beppe Savoldi, ma ha fatto una rincorsa scoordinata, tre traverse per voi, noi mamma in vantaggio 1-0. Rigore, forza Sant'Agostino Aurelio, Castegna, forza, eccolo lì, la piazza spiazzato, 2-0 per noi, attenzione al prossimo rigore, se sbagliano passa il 51-52. Se segna invece l'Atalanta 67-68 resta in carreggiata, in corsa per passare il turno, Salvori la deve mettere però con il destro, Salvori, sì, centrale Salvori. 2-1, l'ultimo dei 5 tiri, ma se facciamo gol passiamo noi. Qui deve fare Angeleri, un prodigio Zaccaria Cometti. Gabbiano, Stefano Angeleri. Piazzala, Stefano Angeleri, 3-1, l'ultimo loro rigore inutile, 51-52, batte 67-68, 3-1 i rigori dopo lo 0-0 del 120esimo e passa agli ottavi di finale. Arrivederci a tutti da Pietro Serina. Simone Pesce.